voce della nazionale, sì, con il suo timbro inconfondibile, caldo e pacato, è entrato nell'immaginario di tutti per decenni, facendone quasi uno di casa. Ha fatto palpitare, gioire e a volte anche soffrire milioni di italiani, raccontando con garbo e saggezza un calcio pulito fatto di passione. Dal 2002 molti lo credono in pensione, ma lui non, neppure sa cosa voglia dire questa parola. Bruno Pizzul. Finito? Finito. E lui non siamo parla. La visibilità ormai è un valore aggiunto in tutte quelle che sono le componenti dell'aggregazione sociale. E nello sport in modo particolare poi comunicare è veramente importantissimo, lo hanno capito un po' tutte le organizzazioni, le società sportive e direi non solo a livello professionistico ma anche a livello più basso, a livello dilettantistico. Il discorso della qualità, della credibilità è di fondamentale importanza, è di intuitiva evidenza che se il nome dello sponsor è accompagnato da una credibilità e da una anche notorietà particolari funziona nettamente di più. E d'altra parte il mondo dello sport è una veicolazione che per molti sponsor ha avuto importanza nettissima, no? Si ricordano ancora nomi di squadre sponsorizzate da determinati prodotti che si ricordano più che con il nome originario della squadra col nome del prodotto. Io volevo solo chiedere, ma prego, venite pure avanti. Chi vorrebbe Bruno Pizzul, telecronista no, ai mondiali? No, dai, che l'ora è tarda, andiamo. Chi vorrebbe? Lo vogliamo ai mondiali come telecronista. Ah, io lo porterei subito, ma subito. Tu devi andare ai mondiali. Abbiamo già dato. Ma che vuol dire? Puoi fare ancora questo, scusami, te lo faresti benissimo. Lo faresti benissimo. Lascia stare. Ah, dammelo. Sempre. Sì, quello lo tiene. Vendi la caressa, va bene, ciao. Grazie, ciao, grazie a Bruno Pizzul, grazie. Ciao Bruno, sempre un campione, grazie.